Centralità del cliente, rimettere il cliente al centro. Per gli agenti immobiliari questo significa spostare l'attenzione dall'immobile alla persona. Questa affermazione per molti potrà sembrare l'ovvietà del secolo, per altri una rivelazione incredibile. Ma cosa significa rimettere il cliente al centro? Significa forse fornirgli più servizi, garantirgli un più alto livello di professionalità, dargli strumenti più costosi e quindi ancora più efficaci? Significa forse avere la capacità di mostrare empatia, avere la capacità di comprendere le sue reali esigenze, avere la capacità di instaurare un nuovo tipo di dialogo, oppure tutte queste cose insieme? E tutto questo forse non cozza con i tanti modelli formativi che vedono l'agente immobiliare come un venditore vincente, un venditore che fa vendite ipnotiche, un venditore che vende di più, che fattura di più, creando forse uno squilibrio etico anche nella relazione tra consulente immobiliare e cliente, che si ritrova quindi a riconfermare quella percezione diffusa della categoria. Su questo tema ovviamente ho la mia opinione, ma non ho risposte definitive. Ho voluto condividere alcune riflessioni in un post intitolato Centralità del cliente ed effetto Nespola, è un contenuto rivolto sia ai consulenti immobiliari che ai clienti, quindi vi invito come sempre a leggere il post, a commentarlo e se vi è piaciuto a condividerlo. Alla prossima!